Ha preso il 63. Ci sta effettivamente. Qui ferma. Qui passa, eh. Chiamate i servizi sociali. Lisa, c'è Valeria con i tedeschi lì fuori? Stai attenta con queste scale, ma quindi io lascio intanto è tutto Valeria, viene lascio, metterti su. Inizio subito lasciando la parola ad Enrico Magrelli che ci aiuterà a incontrare i protagonisti. Eccoci. Paolo, allora mentre aspettiamo la tua, ecco, sta arrivando, allora sta attenta che deve scendere Valeria, che può cadere poi. Ti tanti po', eh? Ti preoccupante, Paolo, comincio io con la cosa. Sì, è vero. Poteva essere un'idea, però una trovata di quelle non male a un certo punto. Paolo, poi immagino ci siano molte domande da parte dei colleghi, comincio io con la cosa più ovvia, banale, che però credo da un punto di vista di cronaca sia inevitabile. Il film passa alla Kenzen il 14, stato d'animo, incontro con questa sezione, che è una sezione molto importante, qualcuno dei colleghi lo scorso anno ha detto che è molto più importante di quella, di quella ufficiale, e quindi spero che i colleghi abbiano detto la verità, altrimenti... Di quella sì, di quella dell'altra. Allora, il tuo stato d'animo nell'avvicinarti con questo film splendido a questo festival? Allora, ti ringrazio, anche se posso, permettimi, solo faccio profitto per fare un po' di ringraziamento, perché sennò poi me li dimentichiamo. Io ci tengo tantissimo a ringraziare il cast del mio film, le nostre due Beatrice e Donatella, Micaela e Valeria, che hanno... è proprio un motivo di ispirazione, non perché siano matte, ma perché forse un po' sì, perché sono due creature che mi interessa tantissimo catturare con la macchina da presa. Vi ringrazio tantissimo Francesca Archibugi, amica fraterna, che mi ha seguito che ha scritto con me il film, che è stata una compagna preziosa nel viaggio nel mondo, nel Teatro de Teatro della Salute Mentale italiano, e ringrazio i produttori che hanno senza esitazione dal primo pitch creduto nel film senza nessun dubbio, che siamo partiti infatti in gran carriera, il film sbocciato rapidamente. Ringrazio tutti i collaboratori del nostro cast artistico, del nostro cast tecnico, ringrazio mio fratello Carlo che ha fatto delle musiche bellissime, ringrazio Vlad Arradovic che ha illustrato una Toscana bollente con una macchina da presa emotiva, insomma ringrazio tantissimo di tutto cuore per il suo formidabile lavoro la nostra amica Cecilia Zanuso, al quale va un pensiero particolare d'amore. Ora la dichiarazione ufficiale verso Cannes, ti ci vuole. Scusami Cannes, prego. Eccomi qua, non mi volevo sottrarre, per carità, ma è un piacere, un onore, anche una sorpresa è stata.